Come migliorerà la viabilità di Rimini? Ne parliamo con Maurizio Ermeti. Nella... Visione futura della mobilità della città: una delle scelte strategiche che sono state fatte è quella, in qualche, è quella di, di depotenziare il flusso di traffico in attraversamento del centro storico mentre di, al contrario di potenziare l'uso, l'utilizzo e la frequentazione del centro storico stesso. Eh, diciamo che ci sono diversi, eh, diversi step operativi per arrivare ad un obiettivo finale. L'obiettivo finale è quello di cambiare il modello di mobilità che abbiamo intorno. Alla nostra città. Rimini in questo momento eh, subisce la pressione di un traffico molto forte intorno al, al, al centro storico, al punto tale che tutte le strade comunque convergono in quella direzione ed il centro storico è utilizzato fondamentalmente come un'enorme rotatoria intorno, alle quale, intorno al quale le auto devono per forza passare, anche quelle che in teoria devono soltanto transitare da una parte all'altra, non hanno necessità di doversi fermare nel centro storico. Lo scenario di riferimento, quello per cui. In, in vari step successivi ehm, si svolgeranno lavori ehm, in, in via transitoria, è quello di arrivare ad una situazione nella quale invece in futuro il centro storico sia ancora raggiung, eh, raggiungibile molto facilmente con un sistema di penetrazione all'interno della, della città e dei parcheggi intorno alla città che possano consentire la sosta comoda di tutte le persone che vogliono recarsi in centro storico, ma la mobilità forte, soprattutto quella di attraversamento, possa essere diciamo, collocata attraverso due fasce una che è eh, chiamata una tangenziale marina sostanzialmente cioè una via perpendicolare alla costa che evita la città a mare del, del, del centro storico sostanzialmente attraverso via Roma e il collegamento nord di Rimini con eh, la via Sacramora, la via Sozzi quindi le nuove vie sostanzialmente che ci sono nella parte nord mentre a, a, a Monte avere un attraversamento della, della, la, consentire l'attraversamento della città Attraverso il, la connessione, il collegamento con le vie ehm, tangenziali alla città, come la via Euterpe, il collegamento della via Euterpe e più a monte invece la statale, eh, la statale adriatica, in modo tale che il traffico di attraversamento in futuro, breve futuro, possa essere eh, permeabile nella città in questo modo, cioè consentendo di evitare il centro storico per coloro che la devono attraversare, ma consentendo a coloro invece che vogliono e devono recarsi nel centro storico di poterci agevolmente arrivare, parcheggiare e poi accedere al centro storico. Questo sistema ha, come dicevo prima, delle fasi, degli step intermedi, ad esempio in questo momento eh, un lavoro diciamo, che agevola questo percorso perché per poter consentire il completamento della tangenziale marina è necessario prendere possesso delle aree della stazione, visto che un importante sottopasso è previsto, di collegamento è previsto proprio all'interno delle aree attualmente in disponibilità del, delle ferrovie. Eh, nel periodo transitorio invece ci sono in corso eh, dei lavori di, ehm, di, 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 di velocizzazione, di attraversamento della via Roma, quindi l'eliminazione di alcuni dei semafori intersezioni in modo tale che se non proprio completamente così fluido il percorso potrà comunque essere collegato con la fluidificazione della via Roma temporaneamente in questa fase di transizione e consentire ugualmente dal nord della città attraversare la città con la fluidificazione. Della via Roma, l'eliminazione dei semafori attualmente che sono di intoppo naturalmente e la creazione di un sistema di rotatorie che consenta questo attraversamento più fluido e step successivo con l'acquisizione delle aree della stazione, invece la realizzazione del progetto previsto nel PSC di attraversamento con il sottopasso e quindi a questo punto una migliore eh, fluidità. Per la parte a monte invece, il, eh, attualmente diciamo, l'intervento previsto per la fine del, del, dell'estate 2014 è la possibilità di eh, consentire al ponte di Tiberio di essere pedonalizzato e quindi. <coughs> come già annunciato dall'amministrazione comunale, diciamo una bretella di collegamento all'innesto di San Giuliano che porta sulla statale e poi può consentire di rientrare nel centro storico attraverso ehm, la via Marichiese. Praticamente. E questo consente praticamente ancora una volta al traffico che proviene da nord di poter arrivare comodamente al centro storico trovando un sistema di parcheggio potenziato rispetto a quello attuale, ma eh, dovendo e volendo invece attraversare la città può salire sulla statale e proseguire su quella oppure in maniera differente rientrare nella, nella, nel, diciamo, nella grande rotatoria attraverso la via, via Marichese e rimettersi poi in collegamento con la parte sud eh, della città. L'obiettivo invece, lo scenario anche qui... Ehm, più di medio, di medio periodo è quello invece di creare un vero e proprio ponte nuovo che sostituisca eh, il flusso del traffico del ponte di Tiberio. Eh, L'ubicazione diciamo più eh, interessante finora individuata è quella che diciamo, collega. Fondamentalmente lì in a casa con la, zona, con la zona nord, in questo modo praticamente il traffico potrebbe giungere in quella parte e riconnettersi con una direttrice già esistente, che è il prolungamento della, della, della via Euterpe, appunto, ricreando un collegamento previsto storicamente da Rimini, una circonvallazione prevista storicamente, poi sempre interrotta e mai, mai utilizzata, come invece doveva essere nel progetto originale, utile invece alla città di Rimini.